scusate. Conoscete un certo Don Vincenzo? Certo che lo conosco, sono io. Don Vincenzo, tengo una lettera per voi. Ah, una lettera? Sì, me la manda Don Michele Stensale. Ehi, ma è tutta sporca di gas. Non ci fate caso, mi succede sempre. Mi succede sempre, Caro Vincenzo, questo povero ragazzo è figlio di un mio compare, ma è come se fosse solo al mondo. I genitori non si curano di lui e avrebbe bisogno di guadagnarsi da mangiare lavorando. Guarda se puoi farlo prendere a servizio del tuo padrone. Ti saluta il tuo amico Michele. Come ti chiami? Peppiniello. Ah, Peppiniello. Senti un po', Peppiniello, io adesso ci provo, ma se il padrone dice di no, bisogna che te ne vada. Dove va? Sto morendo di fame. Lo capisco. Fa una cosa. Mettiti là dietro, dove? Dietro là e non muoverti. Io adesso ci provo. Se tutto succede bene, ti chiamo. Che cosa c'hai qua dentro? È un vestito servitore che mi ha regalato Michele. Ah, un vestito servitore. Senti un po', Peppino. Se noi vogliamo riuscire a farti entrare in questa casa, bisogna che tu dici che sei mio figlio. Hai capito? Mi devi chiamare papà. Don Vince, basta che mi fate mangiare e poi mi chiamo pure mamma. Bravo. Io l'avrei aspettata volentieri, caro commentatore, ma non posso. Ma mia figlia è andata a fare una passeggiata con la cameriera, torna un altro. E non è andata a produrre a teatro. Oh, grazie, grazie. Ma guarda quanti fiori! Ma certo che i fiori sono tutti belli, ma la vostra corbelleria è da vederli tutti, eh! Commentatore, vorrà dire corbelli. Ma sì, quella dai! Vede, è un'inezia, avrei portato un piccolo anello di brillanti con la mia iniziale, P, Bebè. Ah, Bebè, ma scusate, ma qual è il vostro nome? E a voi cosa ve ne importa? Chiamatemi semplicemente Bebè, è il mio pseudonimo. Allora mi chiamerò Bebè pseudonimo! Scusate, cavaliere, volevo rivolgerti una parola. Ma aspetta un momento, maleducato! Ma non lo vedi che sta parlando col signore? Ciao, caro. Più tardi, ora vi ringrazio io. Più tardi vi ringrazio la mia figlia. Ciao, caro, ciao, eh. Ma cosa volevi dirmi? Dai, dimmi cosa volevi dirmi. Sono venuto per augurarle tutta la felicità che il vostro cuore desidera. Grazie. E contemporaneamente per offrirle questo piccolo dono come ricordo di signor Bebè. Bravo. Carino. Come carino? Quella è una bijouterie in brillanti, signorina. Cioè, una bijouterie in brillanti. Bettina, riponilo. Sì, signorina. E signorina Gemma, se voi non foste così crudele con me, quante e quante cose potrei fare per voi? Eh sì, voi sareste capace di fare qualsiasi cosa per me, meno che sposarmi. Sposarvi, signorina Gemma, io appartengo a una nobile famiglia, i miei parenti, voi capite? I vostri parenti tengono ragione, signor Bebè. Le ballerine sono la rovina degli uomini. Ma lasciatemi perdere. Ma io non posso vivere senza di voi. E allora, signor Bebè, sposatemi. Sposatemi. Questa sera verrò ad applaudirvi in teatro e dopo verrò a prendere il caffè a casa di vostro padre. Vi ha pregato di venire. Beh, se fa piacere a mio padre, venite pure. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Signori, ma voi capita tutto il nobile, con i parenti che si oppongono al matrimonio? Eh sì, ma questa volta i parenti del genio saranno costretti ad accettare il fatto compiuto. E se si scopre l'imbroglio? Ma no, andrà tutto bene, vedrai. Signorina mia, state attenta, perché pare oggi gli uomini si divertono a ingannare le ragazze? Ma che dici, Peppino? Lo sai che Eugenio è pazzo di me. E lo svergognato di mio marito pure il pazzo faceva per me. Ma perché, Bettina? Sei sposata? Sì, signori, da 8 anni. Sposare un giovane di notaio, un certo Felice Chauchambeau. Magari. Dopo 2 anni di matrimonio ci siamo separati. E perché? Aveva una relazione quel mascalzone. Io lo seppi e ci siamo divisi. Povera Bettina, chissà quanto avrei sofferto. E quanto soffro, signorina mia. Ma non per lui, non per lui. Ma per mio figlio, che lui mi portò via e non mi fece più vedere. E perché, Bettina? Voi avete anche un bambino.
Guarda, Pedro, che per farti prendere ho dovuto dire che sei mio figlio. Quindi se qualcuno te lo domanda, tu come rispondi? Se qualcuno me lo domanda, io rispondo, Vincenzo mio padre. Bravo, se qualcuno te lo domanda, tu dirai, Vincenzo è mio padre. Andiamo. Volevate qualcosa, cavaliere? Sì, volevo vedere fino a che punto l'altra cameriera è addormentata. Suono, ma non viene mai. Dovete compatirla, cavaliere eccellenza. È un pochino tonta. Mi sono accorto. Ma è questo ragazzino chi sarebbe? Peppiniello, saluta il signore. Sono vostra eccellenza. Ah, dunque, tu sei il figlio di Vincenzo. Ciao, caro. Vincenzo è padre a me. Non si capisce? Questo ragazzino non lo so. Ti posso dare... Che si dirà mese, dai! Ma cavaliere eccellenza, è troppo! Ma se poi farà prego mi terrò, dai! Grazie assai, cavaliere eccellenza! Come si dice al cavaliere eccellenza? Vincenzo mio padre! Vincenzo, ragazzino, stai bene attento, Questo è un campanello! Un colpo e si chiama la cameriera di mia figlia! Tu non c'entri e non ti muovi! Due colpi, o chiamo tuo padre o l'altra cameriera! Comandante, cavaliere eccellenza! Ma cosa vuoi tu adesso? Avete suonato tre volte! Ma guarda un pochino questa! Sono sei mesi che suono per chiamarti e non sei mai venuta! Stavolta ho suonato per non chiamarti e sei arrivata! Vai via che il giorno di festa voglio arrabbiarmi! Dai, vai via! Ascoltami bene, ragazzino, Allora, due colpi! Chiamo tuo padre o quell'asina che hai visto uscire? E io non mi muovo! Bravissimo, non ti muovi! Se sono tre colpi vuol dire che ho bisogno di te e allora ti presenti. Non dubitate, cavaliere eccellenza, il ragazzo è molto intelligente. Non è vero, Pepinè? Vincenzo è padre. Vincenzo, il ragazzo è la presenza. Anche intelligente il ragazzo, io sono mica sordo. È la terza volta che mi ripete questa cosa. Dovete perdonarlo, cavaliere eccellenza, è un ragazzino. Sono i nobili che vengono a chiedere la mia figlia! Vado a ricevere i corni! No, no, ferma! E tu da come sei li fai scappare! Ma tu, Vincenzo, che sei molto intelligente, per piacere, dai! Oh, mi raccomando, un bel ricchino, Tanto, ragazzino ci penso io, Vado subito, cavaliere eccellenza! E tu vieni con me, dai! Vai là, se non ti chiamo, dai! E tu, vieni qua, ti metti qua! E ferma, immobile, qualsiasi cosa che succede non ti devi muovere, capito? E se mi devo muovere tu? E la trattieni, capito? Trattieni! Silenzio! Ho finito! Ma non si può sapere quando posso parlare!
fare io. Perdonate, zio, permettete che il cavaliere vi rivolga due parole? Chi, costui? A me? Concesso. Grazie, grazie signor principe. Ecco, io volevo solo dirvi che sono commosso per avere in casa mia una famiglia tanto lustra e lustrata. Oh bravo, ma lo vedi che se stavi zitto, sediamoci. Accomodiamoci, accomodiamoci. Dai, porta una sedia per la contessina, dai. Signore, voi siete il padre della ragazza che mio figlio dice di chiamare Tanato? Tanato? Sì, precisamente, e vi garantisco che la ragazza gli porterà un amore inqualificabile, ma proprio una grande passione per la ragazza. Eresia, ma quando mai si è visto che le ballerine hanno la passione? Ah, non mi faccia ridere, volume. Ma signor principe, forse avete ragione, perché si sa che in genere le ballerine hanno un carattere un po' stravagante, Ma mia figlia invece... Signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio. Ma siccome mio figlio piangeva al mattino, piangeva a mezzogiorno, piangeva la sera, piangeva sempre... Piangeva sempre! Piangeva sempre, dissi fra me e me. Accontentiamolo e non se ne parli più! Lui possiede una rendita di 600.000 lire. 600.000 lire? Costruite, 600.000 lire! Ma cosa sono 600.000 lire? Ma chi le ha viste mai 600.000 lire? Lo sa? Perché noi usiamo gli scecchi, lui lo sa, ogni scecchi, è così. D'altronde il principe, mio fratello qui presente, ha fatto testamento tutto il suo favore. Oh sì sì sì, è vero. Tutti i miei milioni sono di lui, di esse. Ma scusate, principe, ma qui ci sarebbe anche mia figlia, vero? Che in fin dei conti è vostra nipote. Cara sorella, io dei miei milioni faccio quello che voglio. Scusate, di questo ne parleremo a casa, adesso non è il momento. Giusto, giusto. Come dicevo, caro signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio. Ma anche la contessa era contraria. Sì, da principio la contessa era un po' dureta. Come dire, un po' dureta. Sì, sì, la contessa era un po' dureta, ma tanti anni fa, adesso è un po'. Certo. Non poteva farmi piacere, vero, imparentarmi con una ballerina. Ma poi, visto che i miei fratelli, il marchese Ottavio e il principe di Casarola... Casadori! Casadori! Questa contesa, sbaglia tutti con i nomi! Ma visto che loro erano favorevoli e che la ragazza aveva dei buoni principi e dei migliori fini, ho condiceso anch'io. Cavaliere Eccellenza, i gelati sono... Giusto! C'è tiro di parlare con papà. Ma adesso vattene, va, torna domani. Domani? E chi c'è di fatto? Io devo fare pace subito, mi urge. E come faccio? Tanta gente qui. Ah sì? Allora aspetto qua papà. E quando arriva gli dico che quelli là non sono i veri parenti di Eugenio. Luigi, sei proprio un ricattatore allora. Ma non ti vergogni. Signorina. Sì?
Sì, che il cavaliere vi aspetta nel salone. Vengo subito. Babbo, me la nascondi, appena posso vediamo. Mi raccomando, bellezza mia. Non perché mia figlia, principe, ma quella ragazza è veramente un piccolo gioiello! Sì, io l'ho vista ballare tante volte, è bravissima, bravissima! E beh, è superiore a tutte le ballerine che ho visto ballare a Parigi! Cioè, sei stato a Parigi, principe? Ma io conosco più Parigi che Napoli, di un fratello mio! Quante volte siamo stati in Francia! Ecco Gemma! Vieni, figlia fortunata! Lascia che ti presenti! Di parentela! Alla faccia di Cartagine e di tutti i cartaginesi! Sposta! Vai che guardi! Prego! Fratello mio, che pezzo di cuore che ti sei fatta! Nipote mia, vieni fra le braccia di tuo zio! Noi ti accoglieremo nel seno della nostra famiglia e tu accoglici sul tuo! Perdonate, zio, capisco il vostro entusiasmo! Ma cosa vuoi capire? Cosa vuoi capire tu alla tua età? Queste cose le possiamo capire noi! Principe, fratello mio, vorrei capire anch'io. Dopo che mi fai in gita, devi stare calmo. Io questa nipote me la vorrei così interrogare. Vorrei dei ragguagli sul matrimonio, se loro permettono, prego. Prego, a tutte le età, a tutte le età. Ma quant'è democratico il vostro fratello, Nipote mia, questo matrimonio è stata una bella trovata! Sentite, principe... Non chiamatemi principe, chiamatemi zio! Ma che zio? A me pare che la parte dello zio la stiate facendo anche troppo bene! Ma allora voi sapete che Certo! Situazione, amizione, ma gli abbracci sono veri! Comunque vi permetterò di abbracciarmi soltanto in presenza di mio padre! Giusto, è più che giusto! Signor principe, per la presidente, accomodatevi! Ma che signore, sentite, dobbiamo andare a prendere disposizioni. Fate voi l'ore di casa, per favore, Grazie, grazie. Con permesso. Scusate, zio, prego, da questa parte. Cubella. Luigino! Cubella! Luigi, ti avevo pregato di aspettare, questo non è il momento. Luigino, cosa fate voi qui? Io sono il padrone di casa. Che fate voi piuttosto qui? Sono signori che fanno finta di essere miei parenti. Andiamo bene allora, così abbiamo il tempo di stare sempre insieme. Wey, io sono il padre, Sì, siete mio suocero, bellezza mia. Wey, che volete fare? Democratico pure voi, Gemma, principe, dove siete? Papà. Cari signori nobili, oggi mi è venuta un'idea. Però ho paura di offendervi! Offendere? Badate bene a quel che dite, Sentiamo! Ecco, dato che oggi era una festività di mia figlia, ho dato ordine in cucina di preparare un pranzetto speciale! Ma forse il principe potrebbe offendersi! Parlate! Orsu! Dite! Non cambiate idea, Ecco, volevo dirvi che per me sarebbe un grandissimo piacere avervi... Averci! Applauso a Che offessa! Noi non siamo abituati! A mangiare come so che non so del nostro rango! Non è il caso di rassegnarci, vero? Rassegnarsi è una verità, bisogna insistere! Secondo, anche noi nobili abbiamo lo stomaco, un cuore nello stomaco. Al fianco dello stomaco c'è un cuore. A sinistra dello stomaco c'è un cuore. Va bene. Voi, contessa, cosa ne pensate? Ah, deve farvi piacere. E voi, principio? Signor principe, ve ne sarò grato per tutta la vita! Aveva proprio tanto piacere che mi rimaneva qui a casa da voi. Immensamente! Allora per farvi contento vorrei dire che rimane anche domani. Ma che ne vuoi domani? Anche una settimana. Ma che due settimane? Un mese. Due mesi. Un anno. Due anni. Due anni. Ecco là, a posto. Signor principe, che fortuna! Vincenzo! Ce l'avevamo incamminato così bene, tu a due anni vai a pensare. Beh, per forza.
qua. Signor principe, che fortuna! Ma chi se lo immaginava? Questi quattro uomini in casa mia per 2 anni! Ricordi che i 2 anni sono rinnovabili! Come può essere, principe? Io sono l'opzione! Ma certamente, certamente! Ah, oh, che fortuna, principe! Vincenzo! Ma ci pensi, Belì? Mangiare tutti i giorni per 2 anni, eh! Ehi, allora io, Pasquale, lontano da Rosella! Io sono nato per fare il signore. Si bussa, si suona, arriva un servo, si ordina e io ordino. Comandante, eccellenza. Ma come amore? Non abbiate timore, la signorina mi ha raccontato tutto. Di me ti potete fidare. Posso fidare? Sì. Sicuramente? Certo. E io mi fido? Sì. Vabbè.